l'innovazione che va incontro alle imprese e si fa strategia di sviluppo, in altre parole Innovation Roadshow. Prato, grazie a Prisma, ha ospitato il quarto appuntamento del format del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizzato da Invitalia nelle città sedi delle case delle tecnologie. È un'occasione per tutto il distretto pratese, ma in generale un'occasione per le aziende del territorio pratese per cogliere fino in fondo le opportunità che la tecnologia mette loro a disposizione anche in un distretto tradizionale, soprattutto fatto di microimprese come il nostro. L'Innovation Roadshow è una vetrina itinerante per promuovere i servizi e gli incentivi nazionali a sostegno delle imprese innovative attraverso attività di orientamento e networking sui territori. Siamo a Prato per dei motivi molto precisi: creare un ponte concreto, reale, tra quello che è il mondo della ricerca, dell'innovazione, dell'università e il mondo delle start-up innovative. L'appuntamento pratese, che segue quelli svolti all'Aquila, Bari e Matera, è interamente dedicato, non a caso, al tessile e al suo Made in, cuore del distretto locale e più in generale toscano. Così come gli altri appuntamenti erano e sono dedicati ad applicare le tecnologie emergenti seguendo le specifiche attività o specializzazioni di ogni territorio. Ci troviamo in uno dei più importanti distretti tessili della nazione. Il Ministero del Made in Italy sta investendo nelle tecnologie come strumento di valorizzazione appunto del Made in Italy, a cui appartiene la filiera del tessile. Siamo qui per testimoniare l'impegno dell'amministrazione appunto nazionale nella valorizzazione delle filiere appunto del Made in Italy. A Prato, Prisma è diventato il punto di riferimento e luogo di aggregazione per chi vuole fare innovazione nel tessile moda. Imprese, start-up, professionisti, innovatori, con l'obiettivo di sostenere la piccola, media e micro impresa. Non sono convegni perché Prisma ha consentito in questi anni di lavorare su progettualità concrete. La tappa pratese dell'Innovation Roadshow è stata anche l'occasione per la presentazione alle 13 case delle tecnologie emergenti del nuovo dispositivo per la comunicazione quantistica. Un'importante innovazione a livello nazionale nel campo della cybersicurezza, che consente comunicazioni sicure a prova di hacker utili alle imprese. Prato in questi anni ha conquistato un ruolo di avanguardia nel panorama nazionale. Anche con questo bellissimo protocollo d'intesa sulla sperimentazione e sulla realizzazione della crittografia quantistica, che sostanzialmente allude a una comunicazione sicura che sarà la frontiera dei prossimi anni. Sempre a sostegno delle imprese, va ricordato che tra 2021 e 2022 il Comune di Prato ha anche ottenuto dal Governo Draghi una dotazione straordinaria di 10 milioni di euro per il sostegno al sistema economico locale, che adesso sta gestendo ed erogando su bandi in collaborazione con Camera di Commercio e associazioni di categoria. Prato è una città nella quale le imprese investono tanto, ancora. Questa è una cosa importante, ma una cosa anche che noi istituzioni dobbiamo sostenere. Un appuntamento, la tappa pratese dell'Innovation Roadshow, utile per fare il punto sugli strumenti a sostegno dell'impresa e che colloca Prato tra le più importanti città italiane per l'innovazione.